Ciao amici, ho letto da poco di uno studio sul cancro, in particolare sulla mortalità. Che argomento serio! Eh sì, ma bisogna essere informati. L'OMS raccomanda la prevenzione come strumento principale per la lotta al cancro. E per sapere come fare, oggi vediamo un'abitudine dannosa che aumenta la mortalità del 40%. Se volete sapere qual è e come evitarla, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. L'abitudine in questione è molto diffusa. In Italia interessa il 23% della popolazione, uomini e donne. Uno studio inglese pubblicato su Cancer Research ha analizzato la storia clinica di 700 pazienti malati di melanoma, scoprendo che i pazienti seguaci di questa abitudine avevano forme di tumore più aggressive, che hanno causato il decesso nel 40% in più dei casi. Terribile! E quale sarebbe questa abitudine non tenerci sulle spine? Eccola! Allora, l'abitudine dannosa è fumare. La causa sono i danni del fumo al sistema immunitario. Secondo i ricercatori, il fumo di sigaretta inibisce la capacità del sistema immunitario di reagire al tumore. Le statistiche parlano chiaro, il fumo di sigaretta da solo è responsabile del 90% dei tumori ai polmoni e del 70% di quelli alla vescica. Per questo smettere di fumare è importantissimo, ancora di più soprattutto per chi ha avuto una diagnosi di cancro. E cosa possiamo fare? Ora vi dico i consigli della scienza, ma prima volete aiutarmi a divulgare la salute naturale? Allora iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi al canale con un piccolo contributo mensile. Andate a vedere come funziona in descrizione e fatelo. Come prima cosa, gli scienziati dicono che bisogna smettere entro i 40 anni. Dopo quell'età, il rischio di tumore aumenta esponenzialmente. Per chi fuma, è importante sapere che ci vogliono 10 anni per ridurre i rischi legati al fumo. Fate i vostri conti. Per smettere di fumare, la soluzione migliore è mangiare sano, fare detox profondo, prendere i giusti integratori e bere al mattino acqua calda e limone, come spiego in questo video. Sì, come no. Provare per credere. Molte persone hanno smesso di fumare da sole grazie a questi 4 accorgimenti. E voi? La naturopatia è il miglior alleato della prevenzione e io la pratico da 30 anni. Vivi sano e vivi meglio!